Bentornati, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui insieme a voi per iniziare un nuovo progetto. Questo progetto io oggi ho scelto di utilizzare questo filato della Lise. Questo è un 95% acrilico e 5% lurex. È un gomitolo da 100 grammi ed è 460 metri. Va lavorato con l'uncinetto del 3 oppure con i ferri del 2 o 4. Vi dico anche il colore e il lotto di questo filato, quindi colore 6001 e il lotto è 329621. Allora, questo filato io l'ho acquistato dalla merceria Giuseppe Coleti. Poi nel box informazioni sotto il video vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Coleti. Diciamo, per chi volesse acquistare lo stesso filato e ottenere lo stesso risultato del mio progetto. Allora, il mio progetto io lo lavoro con l'uncinetto del numero 3. Allora, detto questo, adesso possiamo passare al lavoro. A dopo, ciao. Allora, per questo progetto noi lavoreremo su un multiplo di 12 catenelle. Ok? Quindi, per iniziare il nostro progetto, dovete prendere la circonferenza dei vostri fianchi. Quindi adesso io provo a fare un disegno, ma tanto per farvi capire. Ok. Allora dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi. Ok? Quindi in base ai nostri centimetri dobbiamo calcolare un multiplo di 12. Io, per esempio, per la mia misura, io ho preso la mia circonferenza, che adesso non ricordo i miei centimetri, comunque ho messo su 192 catenelle. Però dai miei centimetri, dalla mia circonferenza, le catenelle risultavano 180. Però io, per avere un pochino di morbidezza in più nel mio vestito, nel mio progetto, quindi ho aggiunto 12 catenelle. Quindi le mie erano 180, ho aggiunto 12 e quindi ho messo su 192 catenelle, ripeto, per avere un pochino di morbidezza in più nel mio vestito, perché le cose molto attillate a me non piacciono e quindi preferisco aggiungere sempre qualche catenella in più. In questo caso ho aggiunto 12 catenelle. Allora, noi lavoreremo dal basso verso l'alto e dobbiamo arrivare proprio all'altezza, qui dove sotto le braccia, all'altezza del seno, in questa maniera. Quindi lavoriamo i nostri motivi fino a qui sul seno. Poi, arrivata qui, dobbiamo dividere il lavoro, quindi poi dobbiamo lavorare il davanti e il dietro separatamente. Farò una scollatura quadrata, quindi metterò in sospeso le maglie centrali e lavorerò questa parte, quindi farò tipo come una spallina. Lavorerò da qui, divido qua e faccio lavoro due motivi e due motivi sulla sinistra, quindi nella parte sinistra. Ok? E poi farò, quindi io in tutto ho 16 motivi, e in questo caso faccio 7 motivi davanti, 7 motivi dietro, uno sotto il braccio a sinistra e uno sotto il braccio a destra, quindi tutto 7, 7, 14, 15 e 16. Ok? Quindi mi raccomando, prendete la circonferenza dei vostri fianchi. Ora, comunque, prendete anche la circonferenza del seno, perché diciamo, tante volte dovete allora. Diciamo che a volte abbiamo la circonferenza del seno più grande dei fianchi, quindi in questo caso prendete tutte e due le misure, sia dei fianchi che del seno, e confrontate i vostri centimetri. Quindi se la misura del seno risulta più grande dei fianchi, allora partite da qua, dal seno. Ok? Quindi partite, prendete la misura e fate le catenelle quanto la vostra circonferenza del seno.
ok? Allora, io ho fatto le mie catenelle. Questo è solo un campione, solo per farvi vedere il punto. Allora, ho fatto le mie catenelle e adesso chiudo con una maglia bassissima. Adesso facciamo, per fare una base, lavoriamo tutte le catenelle a maglia alta o mezza maglia alta, come preferite. Questa è solo una base, quindi scegliete voi il punto che più vi piace, se volete la maglia alta o la mezza maglia alta. Quindi facciamo, come dicevo, facciamo una base e lavoriamo tutte le nostre catenelle a maglia alta, così. Quindi facciamo tutto il giro e poi andiamo avanti. Allora, fatto tutto il giro a maglia alta, abbiamo fatto la base, quindi adesso faccio una catenella, rientro nella stessa maglia, faccio una maglia bassa. 1 2 3 4 5 catenelle. Quindi filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4, 5, nella sesta maglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 5 maglie. 1, 2, 3, 4, 5 nella sesta maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 5 maglie. 1, 2, 3, 4, 5 nella sesta 3 maglie alte. Quindi dobbiamo fare questa lavorazione per tutto il giro. Adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo 1, 2, 3, 4, 5 nella sesta maglia bassa. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, arrivata alla fine, faccio le mie 5 catenelle, salto le mie 5 maglie e vado a chiudere qui nella prima maglia bassa che abbiamo fatto. Così. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle più 3 di separazione. Qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte. Quindi lavorate tutte nella stessa maglia. 2, 3. Una maglia alta nella maglia seguente e 3 maglie alte sull'ultima maglia. Quindi in tutto adesso abbiamo 7 maglie alte. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 catenelle. Quindi vado qui dove abbiamo la maglia bassa, entro e faccio una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e ripeto, quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3, maglia alta nella maglia seguente, 3 maglie alte sull'ultima maglia. 1, 2, 3, e ripetiamo 3 catenelle, maglia alta nella maglia bassa, 3 catenelle, e ricominciamo a lavorare le maglie alte. Quindi 3 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta nella maglia seguente, nella maglia centrale, e 3 maglie alte sull'ultima maglia. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro.
Eccomi qua. Allora, finito il giro, adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Quindi ho fatto le mie 7 maglie alte, 3 catenelle e chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo arrivare qui dove abbiamo le maglie alte, quindi faccio delle mezze, cioè delle maglie bassissime. Cammino sulle catenelle e vado sulla prima maglia alta, così 1 2 3 catenelle, quindi le 3 catenelle formano la prima maglia alta, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte, 1 e 2, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta, quindi lavoro le maglie seguenti così come si presentano, quindi lavoro maglia alta su maglia alta. Sull'ultima maglia vado a lavorare 3 maglie alte, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 maglie alte. Allora, a questo punto si lavora su 3 giri, quindi questo è l'ultimo giro. Facciamo una catenella, saltiamo dove abbiamo fatto le catenelle, maglia alta e catenelle, le saltiamo e andiamo sulla prima maglia alta delle 7 maglie alte, quindi vado sulla prima, lavoro 3 maglie alte, 2 3, lavoro le maglie seguenti tutte le maglie alte, quindi lavoro una maglia alta su ogni maglia alta. Così. Ecco, sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte, 2 3, così una catenella, saltiamo le 3 catenelle, una maglia alta e 3 catenelle, le saltiamo e andiamo direttamente sulla prima. E ricominciamo a lavorare sulla prima 3 maglie alte, lavoriamo le seguenti maglie alte, le lavoriamo normalmente, quindi facciamo una maglia alta su ogni maglia alta e sull'ultima maglia lavoriamo 3 maglie alte. In tutto dobbiamo avere 11 maglie alte nell'ultimo giro. Questo è l'ultimo giro. Quindi adesso finiamo il giro e poi vi faccio rivedere come iniziare di nuovo dal primo giro. Poi andate avanti da sole. Eccomi qua, arrivata alla fine, quindi ho fatto le mie maglie alte, le mie 11 maglie alte, faccio una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale delle 3 catenelle, così. Adesso dobbiamo arrivare qui al centro del triangolino, quindi facciamo delle maglie bassissime, saltiamo 5 maglie, 2 e andiamo sulla sesta, facciamo una catenella, rientro, faccio una maglia bassa, adesso 1 2 3 4 5, sull'uncinetto e vado qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione, quindi in questo spazietto lavoro 3 maglie alte, 2 e 3, quindi stiamo ripetendo questo il primo giro. Adesso 1 2 3 4 5, salto 5 maglie, 1 2 3 4 5 e qui sulla sesta vado a fare una maglia bassa, 1 2 3 4 5, salto le maglie alte, vado qui nella catenella di separazione e lavoro 3 maglie alte, 1 2 3.
faccio 5 catenelle e ripeto 5 catenelle, maglia bassa, salto 5 maglie, vado sulla sesta e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 3 maglie alte nello spazio di una catenella. Quindi adesso dovete ripetere i giri che abbiamo fatto, quindi dovete fare 1, 2 e 3 su 3 giri, ok? Quindi adesso io vado avanti per un po'. Quando ci ritroviamo, dobbiamo dividere il lavoro e lavorare il davanti e il dietro. Allora, eccomi qua. Allora, io ho fatto solo un altro giro, un altro motivo, però voi fate conto che io sono arrivata alla mia lunghezza, ok? Sono arrivata fino sopra il seno. Quindi adesso devo dividere le mie, diciamo, il mio lavoro e lavorare il davanti e il dietro separatamente. Allora, io qui ho solo 8 motivi, ho la metà del mio vestito, quello nero, quello originale, ok? Quindi cerco adesso di spiegare un attimino come. Allora, questo in pratica sarebbe il mio vestito originale. Nel mio vestito io in tutto ho 16 motivi, quindi ho diviso 7 davanti, 7 dietro e uno sotto le braccia per formare lo scalfo e uno a destra e uno a sinistra, ovviamente, ok? Quindi ho lasciato, come ho detto, i miei sette motivi davanti. Per formare la spalla io ho lavorato solo 2 motivi e sono andata su fino ad arrivare alla mia spalla qui, quindi ho lavorato come se fosse una spallina. Qui per la mia scollatura ho lasciato 3 motivi, quindi i 3 motivi non li ho più lavorati, li ho lasciati così in sospeso. Poi sulla parte sinistra ho ripreso a lavorare 2 motivi e quindi sono andata avanti per la mia lunghezza, sono andata avanti e ho fatto 6 motivi fino ad arrivare alla mia spalla, ok? Quindi la stessa cosa poi ho fatto dietro, ho iniziato a lavorare e per arrivare all'altezza della mia spallina ho fatto altri ho fatto 6 motivi, ok? Quindi ora qui noi siamo, io qui ho solo 8 motivi. Allora, questo motivo qui è dove ho finito il giro, questo motivo lo lascio per il sottobraccio, questo lo lascio per il sottobraccio, questo lo lavoro per fare la mia spallina, quindi nel campione lavoro solo un motivo e inizio da qua. Allora, qui è dove ho chiuso con una maglia bassissima nella maglia alta, faccio 3 catenelle, rientro e lavoro altre 2 maglie alte, quindi ho 3 maglie alte. 1, scusate, ho preso male il filo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Quindi vado qui al centro, salto le maglie. Comunque io mi faccio così, vado qui proprio al centro, faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. E vado qui sull'ultima maglia alta e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi qui sulla prima maglia e sull'ultima maglia lavoriamo il motivo a metà, non facciamo il motivo tutto intero, ok? Quindi adesso faccio 1, 2, 3 catenelle e giro il lavoro. Lavoro una maglia alta nella maglia seguente, quindi le 3 catenelle, come sapete, sono sempre la prima maglia alta. E nella terza maglia alta lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, una maglia alta qui dove abbiamo la maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, qui andiamo sulla prima maglia alta e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3,
una maglia alta nella maglia seguente e una maglia alta sull'ultima maglia, così. Adesso giriamo il lavoro, facciamo 3 catenelle, andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Avvicino poco poco. Maglia seguente, maglia alta. E qui nell'ultima maglia lavoriamo 3 maglie alte. 2, 3. Una catenella. Salto qui dove abbiamo la maglia alta, vado sulla prima maglia alta e faccio 1, 2, 3, una maglia alta nella maglia seguente, una maglia alta nella maglia seguente, una maglia alta nella maglia seguente e una maglia alta sull'ultima maglia. Adesso facciamo una catenella e giro il lavoro. Entro qui nella stessa maglia, faccio una maglia bassa. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado qui dove abbiamo la catenella di separazione e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5 catenelle e vado qui sull'ultima maglia alta e faccio una maglia bassa. Così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Vado qui sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una maglia alta centrale. 3 maglie alte sull'ultima maglia. 1, 2, 3. Catenelle. Anzi, 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e adesso andiamo qui nella maglia bassa e facciamo una maglia alta doppia in modo di risultare giusti, pari. Adesso 1, 2, 3 catenelle e ripetete, cioè finite l'ultimo giro. Allora, 3 catenelle più una. Vado sulla prima maglia alta e faccio 1, 2, 3 maglie alte. Lavoriamo le maglie seguenti. Facciamo una maglia alta su ogni maglia alta. 2, 3. E 3 maglie alte sull'ultima maglia. Così. Una catenella e una maglia alta, saltiamo 2 maglie, cioè 2 catenelle e facciamo una maglia alta. Così. Adesso abbiamo finito il motivo. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle e giro il lavoro. Quindi rientro nella stessa maglia e lavoro 3 maglie alte. Quindi in tutto lavoro 3 maglie alte. Così. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado al centro delle maglie alte. Quindi saltate 5 maglie e nella sesta fate una maglia bassa.
1, 2, 3, 4, 5, vado qui nell'ultima maglia alta e lavoro 3 maglie alte, lavorate tutte nella stessa maglia. 1, 2, 3. E quindi adesso dovete ricominciare a fare il motivo. Allora, io l'ho fatto solo, ne ho fatto solo uno. Qui, allora, lo metto così per farvi capire. Allora, questo è quello che ho lasciato per lo scalfo, questo qua, questo motivo. Quindi poi io parto da qui dove adesso io metto il mio marcapunti. Questo è sotto il braccio. Quindi quando poi devo lavorare il dietro, lavoro, parto da qua. Ok? Quindi qui ho fatto la mia spallina. Lascio un motivo per la mia, per la scollatura, che poi nel mio vestito sono tre motivi, e riprendo a lavorare questo, questo motivo, questo, e faccio qui l'altra spallina. Questo motivo invece è sotto il braccio. Ok, quindi adesso andate avanti, fate le spalline, dipende anche la scollatura è della vostra misura. Io ho lavorato due motivi, però magari a voi servono tre motivi per la vostra scollatura. Ok, quindi andiamo avanti. Prima fate la prima spallina, arrivata alla vostra spalla, e staccate il filo e poi riprendete a fare l'altra sulla sinistra. Dopo che avete finito le due spalline, riprendete a lavorare dietro. Quindi è facile perché dovete iniziare dall'inizio. Quindi iniziate da qui dove abbiamo la catenella di separazione. Iniziate qui, lavorate 3 maglie alte, 5 catenelle, saltate 5 maglie, nella sesta fate la maglia bassa. Quindi è facilissimo, ok? Quindi noi ci ritroviamo quando dobbiamo cucire le spalle. Però non lavorerò più con questo filato, ma lavorerò direttamente col mio vestito nero, ok? Quindi io il punto ve l'ho fatto vedere. Adesso riprendo il mio vestito e lavoriamo insieme sul nero. Ciao. Allora, eccomi qua. Io ho fatto le due spalline, quindi ho lavorato le due spalline e ho lavorato sei motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E la stessa cosa ho fatto da questa parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi mi sono agganciata dietro. Vedete, qui abbiamo i due fermapunti, i marcapunti. Quindi io, come avevo già detto, lasciavo un motivo per lo scalfo. Lo metto qua in modo che possiate vedere bene. Lasciavo questo, ho lasciato un motivo per lo scalfo. Quindi per lavorare il dietro mi sono agganciata qui dove nella maglia alta di separazione ho iniziato con 3 maglie alte in modo da formare il motivo, che poi ne facciamo metà. Quindi questi poi alla fine sono 7 maglie alte, queste qua sui bordi, e ho fatto 6 giri anche per il dietro. Ok, quindi adesso questo lo dobbiamo, ecco, scusate lo spazio, ho pochissimo spazio per farvi vedere. Allora, questo è il davanti, il dietro lo mettiamo in questa maniera, e questo è il davanti, e il dietro viene così dritto. Non c'è bisogno di fare lo scollo, no, assolutamente niente, in questa maniera, anche perché abbiamo la scollatura davanti. Ora io il lavoro l'ho messo qui al rovescio, quindi lo vedete dal rovescio. Perché l'ho messo dal rovescio? Perché adesso dobbiamo andare a cucire le spalle. Questo, quindi mettiamo qui così e dobbiamo cucire qua. Allora, io ci provo a cucire. Vi dico che non sono bravissima nel cucito, però ci provo. Allora, prendo il filo. Allora, nel filo io tolgo il filo argentato, perché altrimenti quando poi vado a cucire mi dà noia, mi dà fastidio. Quindi il filo argentato lo tolgo.
Andiamo. Vediamo se riesco. Allora. Oh, eccomi qua. Allora, avvicino un po'. Quindi vado qui. Quindi questa è la parte del dietro. Entro nelle due catenelle. Qui nelle due costine entro col lago, lascio il filo un po' lungo che poi lo nascondo. Vado qui, prendo dove ho la prima maglia alta qui sul davanti e vado a prendere le due costine così e vado qua a stringere. Rientro così, fermo il filo. Ho dei i fili che ho finito il giro, ho finito il lavoro, quindi poi li devo nascondere. Ok, adesso vado qui nella catenella, entro e vado dall'altra parte nella catenella. Qui abbiamo la maglia alta, quindi entro nelle due costine. Entro qui nelle due costine e qui nella prima maglia alta dall'altra parte, quindi entro qui nelle due costine e tiro. Adesso vado nelle due costine seguenti, così. Allora. Così e tiro. Così. Ok, quindi adesso dobbiamo andare avanti così fino alla chiusura. Qui abbiamo le due costine. Vado. Così. Non so come metterlo per farlo vedere bene. Allora, vado qui nelle due costine, uno e due. Così e così. Ok, allora io vado avanti anche perché mi viene un po' difficoltoso farvelo vedere. Comunque la cucitura viene piatta. Ok, viene in questa maniera e qui viene dal dritto. Qui viene dal dritto, quindi non si vede assolutamente niente. La cucitura non si vede. Quindi andiamo avanti fino qui. Chiudiamo tutte e due spalle. Dobbiamo cucire tutte e due spalle, ok? Eccomi qua. Allora, io ho cucito le spalle. Qui ho ancora i fili che devo nascondere. Comunque, ho cucito le spalle. Non si vede assolutamente niente, anche perché è nero. Scusate un attimo. Allora, metto questo e vi faccio vedere. Così. Ecco, qui abbiamo la cucitura delle spalle. Comunque, nel frattempo io ho fatto anche una manica. E ho chiuso, ho fatto una manica a tre quarti. Qui poi alla fine
voglio fare un bordino dove stringo leggermente, magari diminuisco qualche punto per stringere poco poco. Qui poi intorno dobbiamo fare anche un bordino, qui intorno allo scollo. Allora, per quanto riguarda la mia manica, io tutto intorno ho preso 7 motivi, ho fatto in modo di ottenere 7 motivi. Ho provato un paio di volte, sono sincera, quindi non mi piaceva, la manica veniva troppo larga. Quindi quando ho iniziato a lavorare, ho saltato più. Di solito noi con il punto dobbiamo saltare 5 maglie e fare la maglia bassa, 5 catenelle, saltiamo 5 maglie, 3 maglie alte. Invece qui no, io salto più di 5 maglie, ecco, per ottenere i miei 7 motivi, che poi alla fine non si nota, non si nota assolutamente che ho saltato più maglie. Allora, prendo il filo, qui c'è un nodino, quindi lo taglio. Allora, io per 4 motivi, quando ho iniziato la manica, ho lavorato 4 motivi, 1, 2, 3 e 4 con l'uncinetto del 3, e poi ho cambiato uncinetto, sono passata al 2 e mezzo e ho lavorato per tutto, diciamo per tutta la lavorazione, fino alla fine ho lavorato con l'uncinetto del 2 e mezzo, però per 4 motivi col numero 3. Allora, qui noi abbiamo le 11 maglie alte. Questo è quello che abbiamo lasciato quando abbiamo diviso il lavoro. Abbiamo lavorato il davanti e il dietro, e questo è quello che abbiamo lasciato sotto il braccio, le 11 maglie alte. Quindi io vado qui al centro e faccio una maglia bassa. Mi dispiace che non si vede benissimo il lavoro perché è scuro. Allora faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Vado qui dove abbiamo la catenella di separazione e facciamo le 3 maglie alte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi salto qui un foro, vado nel prossimo foro, faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso salto, diciamo, tutta questa parte e vado qui e faccio le 3 maglie alte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Salto e vado qui. Così, anche se saltiamo più maglie, non fa niente, non ha importanza. 2, 3, 4, 5. E vado qua e faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Salto e vado qui. Maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ecco, quindi il lavoro viene così, in questa maniera. Quindi io adesso devo fare di nuovo 7 motivi, ok? Quindi prendete la vostra misura, la misura del vostro braccio, e calcolate quanti motivi dovete fare, ok? Quindi ripeto, se saltate invece di 5 maglie ne saltate 4 oppure ne saltate 6, non ha importanza. L'importante è che ottenete i motivi che vi servono e poi ovviamente fare la stessa lavorazione nell'altra manica, altrimenti poi vi risulta una manica una più larga e una più stretta. Ok? Eccomi, allora io ho ottenuto i miei 7 motivi. 1,
2 3 4 5 6 e 7 e ho finito proprio qui dove ho la mia catenella di separazione, dove abbiamo le 11 maglie alte. Poi 1 2 3 4 5 e vado qui nella maglia alta iniziale, quindi sta a noi calcolare i nostri motivi, ok? Quindi io non vi posso dire quanti motivi dovete fare per il vostro braccio. Quindi dovete prendere, ripeto, dovete prendere voi la misura e dovete calcolare quanti di questi motivi dei triangolini. Ecco, io dico motivi, però poi mi riferisco ai triangolini. Quindi adesso lavoriamo normalmente, quindi facciamo 3 catenelle più 3, quindi facciamo la prima maglia alta più 3 catenelle. Vado qui nel gruppo delle 3 maglie alte, lavoro 3 maglie alte sulla prima maglia alta, una maglia alta al centro e 3 maglie alte nell'ultima maglia. 1 2 3 3 catenelle, maglia alta sulla maglia alta, 3 catenelle, 3 maglie alte sulla prima maglia alta. Quindi il punto lo sapete e potete andare avanti fino diciamo alla lunghezza della manica che più vi piace. Se la volete, ripeto, lunga, corta, tre quarti, fate voi. Uno, due, tre e così via, ok? Quindi adesso dobbiamo lavorare sempre a giro. Poi adesso io vado avanti con la manica e poi alla fine facciamo un bordino qua tutto intorno alla scollatura. Allora, dopo che abbiamo fatto il bordo alle maniche, adesso facciamo un bordino tutto intorno allo scollo. Quindi mi sono già ho attaccato qui il filo. Questa è la parte delle spalle. Quindi faccio una maglia bassa. Adesso salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte. 1 2 3 4 5. Quindi salto 2 maglie e nella terza faccio una maglia bassa. Ancora, qui abbiamo la catenella di separazione, quindi salto la catenella, vado nella seconda maglia. Qui abbiamo una maglia alta, vado nella seconda, quindi lavoro 5 maglie alte. 1 2 3 4 5, salto 2 maglie nella terza maglia bassa. Ancora, salto 2 maglie, vado nella terza e lavoro 5 maglie alte. 2 3 4 5, salto le 2 maglie e vado nella terza e faccio una maglia bassa. Così, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi qui ho la catenella di separazione, maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte. 1 2 3 4 5, salto le 2 maglie, vado nella terza maglia bassa. Quindi salto 2 maglie, vado nella terza e faccio 5 maglie alte. 1 2 3 4 5.
Qui abbiamo un foro, quindi saltiamo il primo foro, andiamo nel prossimo e facciamo una maglia bassa. Qui abbiamo un altro foro, saltiamo il foro, andiamo qui dove abbiamo le 3 catenelle, dove abbiamo iniziato la maglia alta. Quindi entro e lavoro 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Salto. Qui dove abbiamo ancora 3 catenelle che abbiamo iniziato le maglie alte, vado nel prossimo, maglia bassa. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Alla fine del giro spezzate il filo e il vestito in pratica è finito. Ok? Allora lo metto sul manichino e poi vi faccio vedere com'è il risultato. Allora, alla fine della manica vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. Allora, io ho finito la mia manica, ho fatto la mia lunghezza della manica. Allora, io volevo fare un bordino, volevo stringere, poi alla fine l'ho provato e la manica mi va bene, quindi non ho bisogno di stringere. Però nel frattempo faccio un bordino. Quindi qui dove ho chiuso faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa. Vado nella maglia seguente, faccio una mezza maglia alta. Maglia seguente faccio 2 maglie alte, quindi faccio la prima maglia, una maglia alta. Qui ho un nodino. Vado nella seconda e faccio ancora una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta doppia. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, mezza maglia alta e nell'ultima maglia faccio una maglia bassa. Vediamo se riesco. È nero. Adesso andiamo direttamente, quindi saltiamo la catenella di separazione e andiamo direttamente nell'altro gruppo delle 11 maglie alte. Quindi vado sulla prima e faccio una maglia alta. Vado nella prossima maglia e faccio una mezza maglia alta. Continuo nella maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Adesso vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta doppia. Maglia seguente, maglia alta doppia. Quindi facciamo 2 maglie alte doppie. Maglia seguente, una maglia alta. Maglia seguente, una maglia alta. Andiamo nella maglia seguente, facciamo una mezza maglia alta. Maglia seguente, maglia bassa. Così. Saltiamo la catenella di separazione e andiamo sulla prima maglia alta. Facciamo una maglia bassa, maglia seguente, mezza maglia alta. Allora, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 maglie alte doppie. 1 2, quindi sto lavorando sulle 11 maglie alte. 2 maglie alte, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, mezza maglia alta e sull'ultima maglia faccio una maglia bassa. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro, facciamo il bordino in questa maniera e poi alla fine del giro spezzate il filo e nascondete il filo, ok? Allora, dopo che abbiamo fatto il bordo alle maniche, adesso facciamo un bordino tutto intorno allo scollo. Quindi mi sono già ho attaccato qui il filo, questa è la parte delle spalle, quindi faccio una maglia bassa. Adesso salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte, 1
due, tre, quattro, cinque. Quindi salto due maglie e nella terza faccio una maglia bassa. Ancora. Qui abbiamo la catenella di separazione, quindi salto la catenella, vado nella seconda maglia. Qui abbiamo una maglia alta, vado nella seconda, quindi lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 maglie, nella terza maglia bassa. Ancora salto 2 maglie. Vado nella terza e lavoro 5 maglie alte. 2, 3, 4, 5. Salto le due maglie e vado nella terza e faccio una maglia bassa. Così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Quindi qui ho la catenella di separazione, maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Salto le due maglie, vado nella terza maglia bassa. Quindi salto 2 maglie, vado nella terza e faccio 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Qui abbiamo un foro, quindi saltiamo il primo foro, andiamo nel prossimo e facciamo una maglia bassa. Qui abbiamo un altro foro, saltiamo il foro, andiamo qui dove abbiamo le 3 catenelle. Dove abbiamo iniziato la maglia alta, quindi entro e lavoro 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Salto qui dove abbiamo ancora 3 catenelle che abbiamo iniziato le maglie alte, vado nel prossimo, maglia bassa. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Alla fine del giro spezzate il filo e il vestito in pratica è finito. Ok, allora lo metto sul manichino e poi vi faccio vedere com'è il risultato.